c'è qualcosa che la Kabbalah fa è introdurre il dramma, cioè un dinamismo, dentro alla divinità, quindi dentro alla divinità stessa. Se dovesse uno mi chiedesse, come anticipo una possibile domanda che viene sempre, che cos'è la Kabbalah, mi accontenterei in questo momento di dare questa risposta provvisoria: è l'introduzione del dinamismo, quindi del dramma, all'interno della divinità. Quindi l'uno, che non dovrebbe tollerare un dramma perché non tollera pluralità, divisione, scissione, ma neanche nesso di qualsiasi genere, la Kabbalah invece lo presenta in termini drammatici. E quindi è un dramma al quale noi possiamo partecipare. Partecipiamo con emozioni. I libri di Shoah non si possono leggere freddamente, non è possibile. Invitano il lettore a una partecipazione intellettuale, che è anche una partecipazione emotiva, se si coglie la drammaticità di quello che ci viene presentato, in tutte le sfaccettature della mistica ebraica, tanto nella Shekhinah come nella presentazione dello Tzaddik, cioè del giusto, quanto in modo direi addirittura esemplare, nel capitolo intitolato Shiur Koma, cioè dedicato al fatto che Dio nella mistica ebraica ha corpo, ha una dimensione corporea, non è esatto, ma ha attributi corporei, e questo va capito rispetto a un altro modo di interpretare l'ebraismo, che è certamente la filosofia. La filosofia ci dice che Dio non può avere un corpo, è evidentemente impensabile. La Kabbalah risponde: se io devo interpretare la Bibbia, che parla spesso di attributi antropomorfici di Dio, Dio parla, Dio annusa, cavalca, compie una serie di azioni che possono essere compiute soltanto con un corpo, attraverso un corpo, la Kabbalah risponde, quindi per maggior fedeltà al dettato biblico, che Dio un corpo ce l'ha, purché ci intendiamo su che cosa significhi, purché ci intendiamo su come debba essere inteso. Ecco, questo, proprio detto veramente in a nutshell, detto in nuce, è l'introduzione di un dinamismo, di un dramma, di una complicazione, di una complicazione, di una complessità dentro all'uno e al suo inconcepibile essere semplice. Quindi la semplicità del Dio biblico viene arricchita, viene resa narrabile, di questo si parla, con il dramma, appunto, mediante il dinamismo cabalistico. Qua, ma se ci sono domande sono ben felice di rispondere, sia da parte tua Sulimo, anche da parte del pubblico, se posso, sempre a nome di Sulimo, quindi una specie di seduta spiritica, cercherò di dire quello che la questione dei 40 anni prima è quella. Sì, grazie. Se dovessi incontrarlo riferirò a Sulimo gradimento. La questione dei 40 anni è una questione molto antica, perché si pone già nei padri della Chiesa, cioè i padri della Chiesa riferiscono, in particolare San Gerolamo e Origene, riferiscono che gli ebrei hanno il divieto di occuparsi di alcuni capitoli della Bibbia, in particolare di alcuni capitoli del libro di Ezechiele, dove più evidente è la teofania, quindi la manifestazione di Dio davanti agli occhi del profeta, prima dell'età di 40 anni. Di questo divieto ci sono tracce anche nella tradizione ebraica, ma molto più tardi. Ma il fatto che i padri della Chiesa ne parlino attribuendolo agli ebrei ci fa pensare che ci fossero divieti simili già nell'antichità. Come è già stato anticipato anche da Shulim, i divieti non sono stati osservati. E questo è evidente non soltanto perché Luria, Isacco Luria, o Yitzhak Luria, il più grande cabalista diciamo dell'età moderna, è morto prima di raggiungere 40 anni, ma è evidente anche per tutti gli altri esempi che noi possiamo trovare, non solo nella letteratura cabalistica, ma addirittura nel Talmud. Nel Talmud si parla, nel trattato Chagigah, di un bambino che occupandosi della parola chasmal, quindi della parola che oggi significa ambra oppure elettricità, in realtà nell'ebraico moderno, ma è una parola che compare appunto nella teofania di Ezechiele, occupandosi di quella parola è stato bruciato, quindi è morto, fulminato, diciamo. Un bambino che si occupa di questo. Quindi è chiaro che il testo ci vuole insegnare a non occuparci di cose più grandi di noi, e allo stesso tempo però ci mette in scena un bambino che si occupa di un termine biblico in modo direi
pericolosità del testo, cioè il testo brucia, scotta e uccide l'interprete, dunque la cautela che è necessaria a occuparsi di queste cose, e allo stesso tempo è anche, se vogliamo, la costruzione di una dottrina dell'arcano, di una disciplina dell'arcano, una disciplina del segreto, appunto, rispetto al segreto o ne sarai bruciato o ne sarai distrutto. Solo il più moderno aveva l'impressione che il modo migliore per proteggere un segreto fosse quello di divulgarlo. Anche lui prima di 40 anni si è occupato. Sì, se ne è occupato prima, ma non da cabalista, se ne è occupato da storico.